Chi è che bussa alla porta? Sì, ho sentito, un attimo, datemi il tempo stamattina. Aristide! Signora Veronica! Che c'è? È da sola in casa. Io non sono da sola, c'è di là mio marito, ci sono i figli di Michele e quindi perché? Stanno di là. Sì, stanno di là. Ho la soluzione per la questione di Francesco. Da-da-da-dan. Ta-ta-ta-ta che? Ma chi è? Ma signore, ma lei e lei ci siamo già visti se non sbaglio. Che cosa dice? Cosa dice? Aristide, ma chi è questo? Lui è Scapuzzo, un grande investigatore privato. Un investigatore qua a casa mia. Guarda sì. Che se lo vede Michele, tra l'altro conciato in questo modo, se ne accorge subito che è un investigatore perché privato. Che cosa ha di strano? Non abbiamo il bicarbonato per digerire le patate fritte. No, amore, adesso guarda, aspetta, adesso mi dovete nascondere, mia, dietro la pianta. No, no, dietro la pianta no, quelle di mio suocero. Non importa, ci mettiamo qui. No, ragazzi, nascondetevi, altro vi devo dare la linea, nascondetevi nel TG. No, nel senso, io do la... Voi nascondetevi, io do la linea al TG. Ci vediamo dopo qui a casa Colombo. Chissà cosa succederà. Boh, TG, TG. Vi siete nascosti? Via! Silenzio! Amore, ma che stai mangiando ancora? Ma poi lo vedi che non riesci a digerirle neanche le patatine, che mi chiedi il bicarbonato? Non c'hai gli enzimi giusti? Gli enzimi, tu ce l'hai in testa gli enzimi, lo sai qual è il problema? Il problema è che qui in questa casa si mangia troppo sano, hai capito? Mia, perché quando uno mangia troppo sano, la prima cosa che mangia che non è perfetta, sai che cosa succede? Che succede? Che ti intossichi, per forza, perché è questo che non è sano. Non si può mangiare tutto pulito, bisogna anche sopportare i veleni ogni tanto, sopportarli. Ma che stai dicendo? Mangiamo, ma chi è stamattina? Ma quanto parli, straparli. Guarda Michele, tranquillizzati che c'è un rimedio per tutto. Ancora con questa storia, ancora con questo sottotesto, ancora che insisti. Guarda che ti ho capito, tu hai fatto tutte le tue ricerchine, c'hai le tue intuizioni. Allora sai cosa ti dico? Adesso sì. Vado a comprarmi una pila così di libri sull'omosessualità e mi studio l'argomento e vediamo chi ha ragione alla fine. Va bene. Che mi stai scocciando, eh? Compra i titoli giusti, almeno ti fai una cultura in merito. Arrivederci. Ah... Mamma mia, stamattina Michele, ma che gli ha preso? L'ha presa proprio male questa cosa di Francesco, guarda. Non so proprio come gestirla. Scapuzzo! Aristide! Ah, scusate, sì, è vero, mio marito è uscito, mi sono dimenticata di dirvelo, vi ho lasciati dietro la pianta. Sì, sì, che lo so, è modestamente il mio mestiere. Un investigatore privato del mio livello, se occorre, può essere invisibile e silenzioso. Scapuzzo! Scapuzzo investigazione, sì. 40 anni di onorata professione. 40 anni? Che ha cominciato? Che stava al nido, alle scuole elementari? Sì, veramente, alle scuole elementari. La sua classe non aveva segreti per lui. Ah, beh, immagino. Furti di merendine, rapimenti di bambole. Proprio roba da libro giallo, eh. Guardate no? Che a me non hanno rubato le figurine, eh? Lo mettete sì, in testa? Sì, sì, io l'ho capito subito da quando che sono entrato in questa stosia. Lei ha la tipica fascia, la tipica espressione di donna. Sì, di donna. Che se ne sta tranquilla dentro casa a fare le sue cose e mette che suo marito fuori se la spassa a destra e a manca. Ma chi mi ha portato? Ma come si permette? Ma che ne sa lei di me, di mio marito? Ma non si impicci. Signora cara, mi dia retta. Lo dica, fare finta di nulla non le porterà a nulla, ma fare finta di niente non le porterà a niente. Scapuzzo, io l'ho chiamata per un altro motivo, per vedere cosa combina il ragazzo fuori casa, casomai. Cioè, lei ha chiesto a questo signore qui di seguire Francesco, il figlio di Michele? Sì. Signora Veronica, ma non mi ringrazi, no, non mi ringrazi perché io vi sento come se fosse la mia seconda famiglia, per cui farei qualunque cosa per voi. E comunque, ecco, per inciso, sì, il ragazzo è il figlio del marito della signora Veronica. Appunto. Quindi suo figlio. Vabbè, sì, questo non ha capito proprio niente. No, non è mio figlio. Francesco, il figlio di Michele. Michele è mio marito. È più chiaro adesso? Allora, confessi, la questione si fa ancora più complicata. Quindi, da quanto tempo ha la relazione con questo ragazzo? Ma questo Scozzo. Guardi che chiamo un investigatore vero, eh? Piuttosto, vada a prendere le prove e le porti alla signora. Scapuzzo, ecco, ha già pedinato il ragazzo, ah, sì? Glielo dica. E che prove abbiamo? Sì, sì, sì. Ho anche girato un filmatino. Ma mi chiedo, per quale motivo non glielo chiede direttamente a lui? Non fa prima, spende anche meno. Perché non è così semplice, perché qui la parola gay non si può neanche nominare, sennò Michele gli prende il pazzo. Vabbè. Io ho pedinato il ragazzo che mi ha indicato Aristide, sì, l'amministratore. Sì. E quindi? E cosa questo ha trovato? Qui? Questo sì, qui? È lui. Sì, è lui. Francesco, ciccio. È anche un gran bel ragazzo, diciamolo. Ma non si metta pure lei a fare commenti, per favore, piuttosto mi dà queste prove. Quando me le dà? Scapuzzo, vada a prendere le prove. Vada.
Vada, Scapuzzo. Aristide. Guardi. Ma chi è qui? Signora. Allora, signor Aristide? Chi è? Ancora? Aristide! Ma che è tornato? Sì, è tornato. Ah, che bello! Finalmente signora viene a trovarci. È un pezzetto. Signora Veronica, le dovrai parlare un attimo. Non da siamo sola. No, come faccio? C'è Michele? C'è Michele. Aristide, spostati. Cosa spostati? C'è? Spostati, chi c'è? Scusi perché? Lei, si fa vedere per favore. Si fa... Ma cosa fa? Ma chi è questo? Ma chi è? Cosa? Ma questo è quello di prima, è l'investigatore di... Venga, allora, sì, è giunto il momento di parlarsi fuori dai denti, ok? Mi sono stufata di questa farsa. Allora, Aristide Michele, Michele Aristide, Scapuzzo Michele, mio marito Scapuzzo. Mio marito Scapuzzo? Che significa mio marito Scapuzzo? Sediamoci e parliamo di questa faccenda perché... Ma guarda questo? Glielo dica, forza. Questo qui è suo marito? Sì, lui è il papà del ragazzo che ha pedinato. Okay. Forse è meglio che non sappia nulla, non so mica come la può prendere. Come la prende? La prende, se ne fa una ragione. Ma tu oggi, hai Michele. Chiamato un investigatore, ma sei impazzita, ma lo vedi? Ma chi è questo idiota? Ma stiamo scherzando? Glielo ma dica. Lei non si guarda, la sua madre non la guarda la mattina quando esce di casa, no? Signor Scapuzzo, glielo vuole dire, gli vuole aprire gli occhi finalmente, perché lui il padre del ragazzo che ha pedinato, intesi? Come le prove? Le come prove, il ragazzo pedinato? Tu hai fatto pedinare mio figlio come fosse un criminale. Ma non ti vergogni. Scusi, abbia pazienza. Lei che cosa avrebbe scoperto? Sentiamo un po'. Ho girato un piccolo filmatino. Vediamo questo filmatino. Eccolo qui. Allora, eccolo là. Sta partendo. Vede? Sta caricando. Okay. Guardi, vedi i due ragazzotti, il suo figliolo che se ne va lì per il parco, eh? A un certo punto incontra il suo amichetto. Eccolo. Luca. Grande affetto, baci e abbracci. Guardi la scena, guardi ancora. A un certo punto i due giocano. Mi dicono, fanno scommesse. Questa è la prima volta che invece inquadro uno sconfiguro con barba incolta, brutto uomo. Ma guardi bene, E poi mi è familiare questa figura. Loro giocano, fanno bimbo balle giù, ma sfortunatamente il figlio di suo marito perde. Ma non ci credo, ma Michele! Ma Michele! Michele, ma sei tu! Signor Michele! Meno male che... Il film non è finito. Ah, non è finito il film, continuiamo a guardare. Ci sono i due ragazzotti che salgono beatamente e allegramente in macchina e i piscioncini se ne vanno con la macchina e ancora di nuovo il losco figuro con barba incolta, brutto. Io non ho parole, tu sei quello che le cose le intuisce, le percepisce, le fiuta. E vabbè. Ci sono delle cose che non si possono intuire, bisogna valutarle sul campo, va bene? E la fiducia? Una ricerca come all'università. E la fiducia? La fiducia per i figli? Ma sai come si dice, la fiducia è fidarsi è bene e non fidarsi è meglio. Ecco fatto. Ma perché? Io fermi tutti, ok? Non tocchiamo le prove, va bene? Non va tocchiamo bene? Nulla. E tu stai fermo, perché io lo voglio chiedere ai miei ospiti. Perché? Perché i genitori hanno bisogno di spiare i loro figli, e paura, curiosità, senso del dovere. E poi è giusto che invece i ragazzi, gli adolescenti abbiano dei loro spazi, delle loro zone d'ombra inaccessibili ai loro genitori? E queste domande le voglio fare.